Ella proprio non ce la fa a non stuzzicare la sua acerrima nemica. Ci risiamo, ennesimo battibecco al trono over di uomini e donne. Tina ha preso in giro la sua acerrima nemica Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha provocato Pietro, corteggiatore della dama torinese, e gli ha regalato del Viagra, finto si presuppone prendilo e per stasera. Un gesto che se ha scatenato l'ilarità del pubblico da un lato, dall'altro ha generato la disapprovazione di Gemma che si è rivolta alla conduttrice, Maria, ma che modi sono questi? Che razza di presentazione mi fa Tina? Una tensione, solita ormai durante il Throne Over, che la De Filippi ha cercato di smorzare tra un finto rimprovero a Tina e una battuta con Gemma. Ma cosa sta succedendo a Tina? Ora infatti avrà ampia visibilità Pietro dopo che Gemma ha deciso di eliminare il suo corteggiatore Crispini e di dare appunto una possibilità a quest'ultimo. Pietro è uno dei nuovi corteggiatori di Gemma e deciderà di portarla in giro per Napoli. Tra i due sin da subito sembra essere scattato qualcosa. Nell'esterna Gemma sembra avere davvero un buon feeling con Pietro che la porta in giro per la città del Vesuvio. Tra i due scattano abbracci ma null' altro. Ricordiamo poi che Gemma nella scorsa puntata ha eliminato anche Crispino, uno dei due corteggiatori che sono venuti in studio per conoscerla. La dama torinese in una delle sue ultime interviste ha riparlato del suo ex Giorgio Manetti, definendo la fine della storia, una tragedia, un dramma davvero. Tina, nonostante la frecciatina, non ha perso la calma e ha replicato, Gemma dovrebbe essermi grata perché aiuto i suoi pretendenti, ha aggiunto continuando a ridere. Vorrei sapere perché stai ridendo, ha poi commentato la Galgani. Sto immaginando la tua figura che giace sul letto, ha risposto la bionda opinionista scatenando le risate del pubblico e di Gianni Sperti. Ma perché Gemma non riesce a trovare un modo di azzittirla? Eppure ce ne sarebbero di cose da rimproverare alla super vamp della televisione italiana.